Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pan dolce speziato alle mele. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manitoba, latte caldo, latte condensato, uovo, zucchero, lievito di birra, sale, burro morbido, aroma di vaniglia. Per farcire, confettura di mele, uvetta ammollata, mela tagliata a cubetti, cannella. Per spennellare, tuorlo con latte e granella di zucchero. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte caldo, lo zucchero, il lievito, l'uovo e il latte condensato. Ed azionare il bimby per un minuto a velocità 3. Aggiungere la farina. L'aroma di vaniglia, il sale ed azionare il bimby senza misurino in modalità spiga per 8 minuti e dal foro del coperchio man mano aggiungere il burro un po' per volta. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciar lievitare in forno spento con luce accesa per 1 ora e 30 minuti. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, adesso trasferire su un piano di lavoro rivestito con carta da forno infarinato. Spolverizzare con della farina. Estendere con il mattarello formando un rettangolo. Prepariamo la farcia. Mettere 3 cucchiaini di confettura sulle mele, l'uvetta e la cannella. Ed amalgamare. Spennellare la superficie con la confettura di mele. Sulla base mettere le mele. Aiutandosi con la carta da forno formare un rotolo. Posizionare su uno stampo a ciambella da 30 cm ben imburrato. Effettuare dei tagli sulla superficie della ciambella. Spennellare con il tuorlo d'uovo sbattuto con il latte. Coprire con pellicola trasparente e lasciar lievitare per 2 ore in forno spento. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la ciambella, adesso la spennelleremo sempre con il tuorlo d'uovo e il latte. Spolverizzare con la granella di zucchero. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40 minuti circa. Il pan dolce è cotto. Lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo e servire. Pan dolce speziato alle mele. Grazie e alla prossima ricetta!